Buonasera! Come Eccola qua. stai? Tutto bene? Grande, io bene, tu? Dove Bene, bene, bene. sei? Bergamo? Sì, Cologno, dai miei stasera. Ah, ok. Ah, perché hai più di una casa, eh? No, è casa dei miei e poi vivo da sola io. Ah, ok. Allora stai bene? Sì, bene, bene. A parte Tu questo sei. periodo un po' così, che è deprimente un po' per tutti, però speriamo di uscirne presto. Sì, dai. Lo so, lo so. Comunque tu sei, tu fai tutto. Fai la DJ Sì. e quindi fai tutti i weekend in giro per l'Italia, mettere Quasi tutti, musica. sì. Hai un Sì. programma, eh? Esatto. Hai un In programma giro. tuo? Casa Pagani? Esatto. Che è finito È domenica. Abbiamo finito fatto 12 domenica? puntate, Ok. sì, 12 puntate. Adesso dovevamo registrare la seconda stagione, però ovviamente, vista la situazione, è rimandata un po' più avanti. Ok, ma dov'è che va? Dov'è che si vede? Su YouTube. Poi è andato un po' per tutte le metropolitane in giro per l'Italia e poi è scoppiato il coronavirus e quindi nessuno ha Lo più preso so. i mezzi e basta. Lo so. Ma bello però avere un tuo programma, no? Sì, no, molto molto bello. A parte che alla fine condurre è uno dei miei sogni. Quindi Ok. abbiamo deciso di autoprodurre questo format. E appunto per potermi poi cimentare in veste di conduttrice e fare quindi interviste a un po' di personaggi. Ok, ma tu decidi tutto te o ci sono gli autori o ti obbligano a fare delle robe o se No, tu dici io voglio questo obbligarmi ospite, lo faccio venire e faccio tutte le domande che voglio? no. No, obbligarmi no, non obbligarmi a fare qualcosa no, mai. Però si decide sempre insieme. Cioè loro mi danno magari delle idee, delle domande da cui prendere spunto, poi però comunque sono io che decido cosa chiedere, a chi chiamare, cioè si decide un po' insieme. Alla fine è Ok. così che funziona. E quindi lo riprendi il prossimo anno, no? O comunque da settembre in poi, dopo l'estate. Esatto, sicuramente sì, dopo l'estate, per forza. Ok, quindi tu hai il tuo canale YouTube? Esatto. Ho il mio canale YouTube e lì va il format. Poi Quante vabbè, c'è persone? l'idea sicuro in trattativa per portarlo anche in TV. E c'erano delle trattative in atto che poi sono state bloccate ovviamente dalla situazione e appena si sblocca si vedrà. Dire a Vale di muoversi, eh? Esatto. Dicono a Vale, se ci guarda Vale, qua Vale, non muoviamoci. dormire, Esatto. eh? E quanti followers c'hai su YouTube? Perché anche su YouTube, che io l'ho aperto un mese fa, non riesco nemmeno a trovarmi. No, vabbè, su YouTube sicuramente non è come Instagram, nel senso che ogni video che fai devi studiartelo prima, capire cosa fare, capire i Ah, ok. format, insomma, che vuoi fare. E su YouTube io l'ho aperto l'anno scorso, ne ho 300.000. Sono tanti, guarda. E Eh sì, ormai, su Instagram ce n'hai tanti, però su Instagram dai. Su Instagram, sì, vabbè. Sì. hai un grande seguito. Quanto ce n'hai? 2 milioni e mezzo, 2 milioni, Sì, 2 milioni e 7. Dico, sono due tanti, milioni e oh. mezzo. 2 milioni e mezzo. Non hai comprato nessuno? Ma mai nella vita proprio. Dai, raga, Lo no. A so, lo parte so. che, oh, cioè, per comprargli è prendersi per il culo da soli praticamente. Che se ti compri follower, per No, lo so, cosa? sono Cioè, è d'accordo. ridicolo. Comunque sono tanti 2 milioni e mezzo, Ma TikTok eh? non lo apri invece? Ce l'ho TikTok, ma non so usarlo. La Cocò mi dice sempre: facciamo le robe che fanno tutti, ma io ma cazzo, non so fare quelle robe là, i giochini. Poi quando fanno quelle robe che parlano con la voce di un altro, non riesco a farlo, sono Non troppo no, lento. io pure quello lì non riesco ad andare a tempo. Però Eh anch'io ho sì. aperto. All'inizio non riuscivo a capirci niente su TikTok. Mi Sì. sentivo stupida a fare i video. Poi vabbè, alla fine in quarantena ti diverti, passi il Sì, no, tempo. quello sì, quello sì. Poi c'è la voce di De Sica che è figo, solo che non riesco, non mi ricordo mai Esatto. niente. Però è un po' che me lo Io chiedono di voglio fare quelle fare. di Pucci, ma non riesco a imitarlo, non riesco ad andare a Pucci? E tempo. di un po', DJ ti piace farlo? Un sacco, mi piace tantissimo. Poi penso che le emozioni che ti danno le serate siano veramente impagabili con tutto il resto, perché arriva proprio, vedi il calore della gente, no? Che è lì per te. Sì. Poi comunque secondo me è sempre cioè, è diverso da fare l'ospitata fino a se stessa. Alla fine tu hai imparato
cioè, hai imparato un mestiere che quindi poi nella vita ti servirà sempre e trasmetti comunque qualcosa che hai imparato, no? Che sia anche comunque i tuoi gusti musicali, cioè la playlist che comunque scegli tu, trasmetti qualcosa alle persone, quindi entri più in empatia con loro, secondo me. Poi vabbè, lo sai anche tu perché anche tu hai iniziato, come ti trovi anche tu bene, no? No, io mi diverto un sacco. Ho fatto fatica a imparare, cioè, ho preso lezioni, mi ricordo, sono stato 3 mesi e mezzo a prendere lezioni quasi tutti i giorni, eh. E figa, mi scoppiava il cervello a me. Io arrivavo Sì, a casa la oppure. sera, ero distrutto io. No, no, pure io veramente ho imparato, penso che ho preso lezioni per quasi un anno prima di suonare. All'inizio non è facile perché non riesci a capire bene, cioè, credo che sia tutta una questione di beccare proprio, cioè, devi andare perfettamente a tempo. Il mixaggio è quello, no? Devi proprio essere bravo con anche avere, cioè, sentire bene la musica, sentire bene, cioè, i beat. Sì, Quindi sì, non è sì. così semplice. No, è bello, è bello, è bello, Però è molto. Mi bellissimo. diverto un sacco io. Sì, Poi, pure con tutti quelli della Bobo Summer Cup, dopo che finisce la Bobo Summer Cup, andiamo sempre in giro il io. Mi sabato. ricordo, Guarda. mi ricordo. È figo, molto divertente. Quest'estate è saltata. E quest'estate. Ci ripresentiamo prossimo anno, dai. Quest'estate non potevamo farla. Esatto, Proprio quest'estate no. non era il momento, dai. Dimmi un po', perché squadra tifi tu? Perché io ti vedo spesso a San Siro, io, no? Sì, per lavoro sono spesso là. Ah, per E lavoro. non ho una squadra, cioè non mi espongo perché sai che io indico Nah. sempre le maglie, le foto con le Infatti, maglie, quindi non è che infatti. posso espormi per una squadra. C'è una squadra per cui simpatizzo, però non l'ho mai detto. E, la squadra che ho seguito di più per lavoro è stato il Milan comunque. Cioè, penso sia la squadra a cui ho visto più partite. Ok. Perché ho Per visto che sei lavoro, sì. sempre là, Esatto. però. Mio papà invece è interista sfegatato, quindi guai a toccare a pronunciare Ah, altre ok. squadre. Figa, figa. Bello. Quindi vai qua, non tutte le domeniche, però un paio di volte al mese vai. Sì, allo stadio sì, sicuro. Poi vabbè, a me Non. piace proprio vedere, cioè, guardare le partite, poi vabbè, lo stadio ti dà un'emozione, secondo me, Sì, pazzesca. è Anche la bellissimo. curva, cioè, cioè, pazzesco, secondo me. Sì, sono d'accordo. E poi mi diceva la Coco prima che fai un altro programma. Salutamela la Coco comunque. È di là perché la Isabel sta piangendo alle coliche, quindi un po' così. Poverina. Fai un programma fuori dal balcone? Sì, ho fatto, ho Di condotto un che è? Che ti programma fai? Fai tutto, spontaneo. fai. Di che È tutto. Mi tengo impegnata, esatto. è? E Ho che programma è? fatto. Praticamente parlavamo un po' della situazione in Italia, un po' intervistavamo sportivi. E su Sport Italia abbiamo fatto 8 puntate, poi adesso stanno sistemando un po' gli studi di Sport Italia, quindi hanno stoppato e bisognerà riprendere appena La conduci te? finisco. Sì, ho condotto io, conducevo io, avevo 2 ospiti in studio. Era la prima volta che praticamente avevo il mio programma dove conducevo da sola. Io in realtà avevo 3 anni fa iniziato sempre a Sport Italia, però co-conducevo un programma di motori. E quindi questo giro ero da sola a condurre. È stato Cavolo, strabello, è stato molto quindi bello. è Tra bellissimo. Due programmi l'altro, tuoi. sì, tra l'altro DJ. era alcune puntate erano in diretta. Che Non ho capito. alcune puntate erano in diretta e Ah, quindi non figo. le abbiamo registrate. Per me era la Figata. prima volta che andare in diretta così dove conducevo. Stai Mamma addosso mia, in diretta, eh? ragazzi, ma la diretta sì, perché la diretta va, o la va o la spacca, come si dice, non c'è. A volte Esatto. mi impappino quando sono in diretta, perché sai, quando registri sbagli, sti cavoli. Esatto, quindi sono più Diretta, sicuro, devi essere diretta. pronta. Eh sì, eh. Diretta, Esatto. diretta. Diretta no, 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 Devi essere wow. preparati in diretta, eh? Per forza sì, quello sì. Devi E anche tu sapere fai. tenere i tempi, comunque non è neanche facile, perché alla fine. Oltre ad avere la tua scaletta, però comunque gli imprevisti succedono, perché cioè, nel diretto gli imprevisti sono proprio all'ordine cioè, del giorno. E quindi devi essere pronta comunque a tener conto di quello che ti dice l'autore, tener conto della scaletta, Sì, tener conto dei collegamenti che non funzionano, quindi non sai cosa fare, capire cosa deve andare in onda, cioè non è così semplicissimo No, come sembra.
Io sono bravo, io sono fortunato, bravo, io sono fortunato perché ho Pardo, che quindi quando abbiamo la tiki-taka, una mezza roba, lui entra subito, è brillante, però fare il commentatore. Esatto, devi essere proprio brillante, super smart in queste situazioni, cioè prendere subito la palla al balzo e girarla a tuo favore. No, no, lui è figo, molto, molto, molto bravo e sveglio, poi lui è fatto per la TV, lo vedi subito. Invece Comunque saluto diretta. a Moventola che ha scritto Ludopota. Ventolone, Sì, ventolone. Ventola, Oggi sono in bicicletta. Allora, noi andiamo in bicicletta in tre. Io, lui e Rosario. Siamo una banda. Facciamo delle code, andiamo, sbagliamo strade. È una scena comica. Oggi siamo andati in giro, solo che Rosario sta sempre a sinistra e io, Nicola, a destra. E dietro ci sono 3 chilometri di coda di macchine perché casino della Madonna. Comunque è figo, Nicola. Ora si deve mettere a dieta, mi ha detto, ah perché sì? sta ingrassando, è ingrassato di 3 kg, mi ha La detto. quarantena tutti penso abbia fatto sto effetto. Io ero 20 giorni fa, forse anche 15, 106,6. 106 e 6. Sì, ma perché io mangio come un bufalo io. Pure io Cioè, io magno. pasticcio più che altro. non va bene così. Bra, fa patatine, Dieta. brioche. Eh? Dieta invece no, niente. E invece ora sto facendo la dieta. Ah, Sto sì, c'è la mangiando dieta. bene, sì, già da più di 2 settimane sono 102 e 1. Però, 4,5 kg perso. ma mangi Ma mi bene. vedo, sono più asciutto ora. C'è una dieta sana. Hai Eh tolto sì. l'alcol. Ah, No, no, ma io non bevo, io mangio, non bevo. Io. Mangio ste cazze e baci. perfetto. Il chiamarsi bomber, di salutarti anche. Eh? Ah, chiamarsi Bomber! Ciao Queste sono ragazzo, ogni tanto un sto regalino a guardando. casa, poi. Quelle cose che si mettono sui polsi si chiamano Rolex. Ogni tanto chiamarsi Bomber, mandate qualche regalino ogni tanto. Mandato qualche regalino ogni tanto, amici, Che amici. sono tirchi quelli. E Tirchi. poi fai anche, comunque tu fai anche la radio, perché qua c'è scritto radio, quindi tu prendi soldi dappertutto. Un sacco di soldi dappertutto. Faccio anche la radio, esatto. Su Sì. RDS Next. Ah, Ma che ragazzi, c'è la Vale che ride. Vale, c'è? ridi. Prendi i soldi, li prendi anche tu, ridere, Ma lei te ne certo. prende tanti, lei. Vale. Tu che fai radio, DJ, due programmi, influencer, vai in giro per il mondo, sfilate, la vita più bella del mondo. Insomma, nel senso sì, cioè è bello sicuramente, è sicuramente un lavoro che ti dà la possibilità di fare tante cose, conoscere tante persone e comunque non è una cosa che, cioè non è una cosa monotona, no? Non ti Sì. annoi. No, ma è vero, è vero. Però sicuramente, cioè io non penso che vorrò fare questo tutta la vita, poi nel mio futuro c'è l'obiettivo di fare una famiglia, quindi, boh, Quanti anni hai tu? Ma 24. sei giovane ancora. Oh, il 25 giugno ne faccio 25, che compleanno, Ah, ragazzi, tra che poco. sospetta quest'anno, cioè veramente, 25 giugno, 25 anni con in Festeggi partita a casa. A mentale. Se non si casa con sblocca la la famiglia. situazione, anche se io spero di no. Lo so. Niente, feste in discoteca, feste non si possono Ma hai fare. visto, io ho visto al TG stamattina che stavano proponendo di fare le discoteche, ma praticamente la gente va in macchina, c'è il palco, il DJ suona e tutte le persone sono in macchina. Come quando uno andava a guardare il Come, drive-in, sì, sì. esatto, i film, quando si andavano a vedere i film. No, Ma così è difficile, però. così è proprio triste anche, cioè come fai a ballare la Coco. discoteca, come fai Sì. Ah, a ballare. No, sono la bambina. Volevo dirti che ti vedo. Ti sento. ok. Stai qua, ci sta seguendo, perché di là con la bimba. Coco! Ciao Coco! Andate di là. Vieni di là, perché c'ha le Di là con la coliche, bimba. Isabel ci fa impazzire, Isabel. Sì? Sì, un po' sì, la sera un po' di coliche, dai, quindi Però troppo sono per la gioia me. dei più grandi figli, Sì, no? è uno spettacolo. Cosa più Penso bella che ho questo. fatto nella mia vita. Immagino. Ma buono, Va bene. eh. Ludo, grazie. Grazie a te. E ci Ciao, vediamo un prossimo bacione. anno, se non prima, alla Bocca Samarcà, che devi Esatto. venire. Ciao, ciao, un Ti bacione. saluto la Cocò. Ciao Sì, Ludo, ha ho visto, scritto. ho visto. Ciao, Costi. Ciao, grazie Ludo, un bacio. Bacione. Ciao, ciao. Ciao ciao.